Il pungiglione sta bene. Ci siamo ragazzi e ragazze, uomini e donne, bambini e bambine, un'altra puntata del Pugile Sabiese. Non eravamo in Islanda, ma ecco, abbiamo voluto far seguire quella canzone della Casa Stam che ha fatto, diciamo, ecco, conoscere l'Islanda agli europei, una squadra simpatica, ecco, possiamo dire, che ha affascinato un po' tutti. Però questo, diciamo, questo modo di risultare oramai è diventato un credo anche della tifoseria della Juve Stabia. Ogni volta, ogni partita, c'è questa possibilità di sentire questa Kaiserstadt Stabiese, possiamo dire a questo punto. La Juve Stabia, ecco, vince la quarta gara di fila. Noi siamo al Pugile Stabiese, chi vi parla come sempre è Mario Volo. In questa puntata parleremo ancora di tanta Juve Stabia, quindi tante informazioni, tante notizie sul mondo giallo-blu. Ecco, io dico che subito è possibile intervenire in diretta, come sempre, a questa puntata chiamando lo 081 048 7345, ripeto, lo 081 048 7345, oppure ci potete whatsappare il nuovo verbo che ho inventato io al 338 94 05 888, ripeto, 338 94 05 888, oppure ancora l'ultima opportunità per chi vuole un'altra possibilità è Facebook. Basta cercare il Pugile Stabiese e mandare lì i vostri messaggi e noi cercheremo di dare le nostre risposte. Questa sera ovviamente io ringrazio i miei amici, oppure il mio amico, ecco, che sta qui a fianco a me, che mi aiuterà nella conduzione di questa puntata, che è Mario Di Capua. Aspetta, devi accenderlo. Ecco, Mario Di Capua, buonasera a tutti. Ecco Mario, diciamo, bellissima vittoria quella ottenuta anche contro il Siracusa, bella però soprattutto la coreografia sugli spalti prima della gara, ma soprattutto durante e soprattutto ancora di più dopo la gara, ancora tanta esultanza, le due tifoserie unite in un rapporto di fratellanza e amicizia. Non c'è stato, diciamo, ecco, rivalità, non può esserci con un fratello rivalità, e così è stato ed è bello. Questo è un messaggio che bisognerebbe mandare un po' a tutti. Beh, è stato bellissimo. A fine partita c'è, prima della Kaiserstadt Stabiese, che io ho ribattezzato Stabiese Sound in diretta, sì. Un po' c'è questa assonanza finale tra la S di qua e la S di là, non è facilissimo dirlo, però prima di quella c'è la canzone degli Ultra, che stavolta era non Juve Stabia vinci per gli Ultra, ma Sira Stabia vinci per gli Ultra, e quindi questo fa capire come il punteggio finale sia stato Stabia Sira o Sira Stabia 2-0, ma 2 basta, perché è chiaro, in classifica i 3 punti sono andati alla Juve Stabia, 0 al Siracusa, perché ci deve essere un vincitore o un vinto o 2 squadre che pareggiano. Però alla fine hanno esultato insieme, è chiaro che, diciamo che hanno vinto entrambi. Hanno vinto entrambi sugli spalti, è chiaro che il tifoso siracusano che ha perso 2-0 con tutto il gemellaggio magari ci è anche rimasto un po' male, però nel rimanerci male per una sconfitta ci rimane bene, perché quei 3 punti sono andati allo Stabia, stessa cosa sarebbe successa al contrario. E quindi questo è il bello dello sport quando è vissuto così, ho visto anche sui social network delle foto fatte insieme tra i siracusani giunti a Castellammare, sì, e gli Stabiesi, diciamo, quindi... la sera prima è arrivata una delegazione di 7 tifosi ultra del Siracusa, sì, lo zocco, diciamo, forse duro, quello di rappresentanza, che è stato accolto dalla città di Castellammare, dai tifosi che sono stati, ecco, portati in giro per Castellammare. Poi ovviamente sappiamo che sono arrivati in massa, sì. Cioè il numero dovrebbe essere tutta la cinquantina di tifosi da Siracusa, quindi questo è un bel numero. E questo è encomiabile, assolutamente bello anche vivere questi gemellaggi, peccato la distanza, perché altrimenti ci sarebbe stato un gemellaggio da 1000 per parte, 1000 da una parte, 2000 dall'altra, però comunque l'importante è che ci sia sempre questo gemellaggio. Magari pensa se davvero questo gemellaggio ci fosse stato con Savoia, ad esempio. Sì, assolutamente, con due tifoserie molto vicine, però pazienza, capita molto spesso che quando si è troppo vicini le questioni di campanile siano più forti, però come succede d'altronde addirittura nelle stracittadine di Serie A, come abbiamo visto in più casi.
Però bello anche iniziare con questa Geyser Sound, che è stata portata a conoscenza del grande pubblico, agli europei, da questa Islanda, che non era solo simpatica, come dicevi tu, simpaticissima, una squadra per cui hanno tifato tutti, credo, italiani compresi, che una volta uscita l'Italia di Conte hanno visto... Sinceramente, infatti, io tifavo per l'Islanda. Sì, hanno visto l'Islanda battere l'Inghilterra, e lì davvero è stato qualcosa di clamoroso, un po' come quando l'Italia nel 66 fu battuta dalla Corea, di Park Do-hik, se ricordo bene il nome... davvero una cosa che nessuno si poteva attendere. Poi è chiaro, hanno perso contro la Francia, che giocava in casa, e ha battuto anche la Germania, per poi perdere in finale col Portogallo. Quindi diciamo che è stato bello riproporla, e credo che per genialità, per inventiva, il tifo stabilese non sia secondo a nessuno in Italia, perché davvero quel po assolutamente quello di origine stabilese. Sì, non diciamo quale origine. Vabbè, era, non diciamo qualcosa, le parole, tra sì, era un qualcosa diciamo di quello, il fatto che dicevamo di campanile nei confronti di Cava e Nocera. Sì, sì, non, sì, sì, non vorrei sbagliarmi, però con Cava. Fortunatamente sì, per la tifoseria, sfortunatamente sì, per la famiglia Mari, questo lutto ha unito un po' le due città. Un po' mi dispiace che le città, le tifoserie, si uniscono solo in questi casi. È bello anche e soprattutto in questi casi che ci si ricordi del Nicola, sì, De Simone, sì, del Catello Mari, e che in nome di queste persone, che davvero tanto hanno fatto per due squadre diverse, magari ci siano questi gemellaggi. Però magari è bello qualche volta farlo anche in altri casi. Persone vive. Esatto, con persone vive magari, però magari ci saranno anche di questi casi sicuramente. Tornando però al calcio giocato, anzi andandoci per la prima volta a calcio giocato, onestamente non possiamo che essere estasiati da una squadra che aveva preso un po' troppe critiche alla prima giornata, e io ci voglio tornare su questo, perché... C'è tornato anche Raffaele Izzo con l'editoriale su BBC. Ah, io non l'avevo visto, e quindi sì, complimenti a Raffaele, dico... sempre molto preciso, puntuale, e vedi che bravo fine... nello scrivere... Alla fine sì, il gruppo US Type Live è sempre, diciamo, ecco, a livello editoriale la pensiamo tutti alla stessa maniera. Sì, ma si può pensare anche in maniera diversa, perché non è detto che bisogna seguire sempre la stessa maniera di pensare, però non è un caso, però che sia perfettamente ci d'accordo, sia io che te, nel ritornare da Catania. Noi eravamo lì a Catania e come siamo un po' dovunque, ma non lo ricordiamo neanche più, perché è importante ed esserci, poi il resto i tifosi capiranno. Esatto, no, ma poi ognuno ha nel proprio DNA quello che vuole, cioè nel senso andare o non andare, o comunque poter andare, a volte anche poter non poter andare, questo c'è da dire per tanti appassionati. No, dicevo, tornare da Catania, e onestamente abbiamo anche un po' conversato con la società, anche con il patrone, col presidente. Io ero subito dopo, presidentissimo, perché... presidentissimo, assolutamente. il presidentissimo per me, vabbè, ricordo il presidentissimo Roberto Fiore. Vanillo è un grandissimo presidente, da fare la statua a Castellammare di Vanillo di Gio fra 100 anni, dico chiaramente, perché hanno fatto vivere insieme, ed ora il presidente Maniello è davvero storico e stoico, perché sì, quarto anno da solo, il terzo consecutivo in Lega Pro, abbiamo visto squadre tornare dalla B in Lega Pro e non esistere più, vedi Lanciano e vedi tanti altri casi, Como, e qualcuno anche in Serie B addirittura, già di questi casi, per non parlare del Parma già in Serie A, e quindi complimenti a lui. Però nel post Catania, ci siamo dilungati su altro, nel post Catania riceve la chiamata, e poi sentirlo proprio qui ai nostri microfoni, subito ai microfoni del Pungiglione, subito dopo ai nostri microfoni, sì, sono chiaro, microfoni, però, nostri. Ai microfoni, ci tengo a sottolineare, del Pungiglione, chiaramente, e fa capire come noi abbiamo visto a Catania, ma non solo a Catania, perché noi eravamo andati a Catania, forse per la prima volta, convinti che questa squadra potesse battere il Catania, e nei primi 40 minuti ha fatto vedere gioco e calcio a Catania, nonostante le assenze di Capodaglio, Esposito, Canutè, Liviero, cioè, non so quanti cioè, stiamo dicendo assenze abbastanza importanti, con Mastalli spostato davanti alla difesa e quindi in un ruolo non suo, con dei gol presi purtroppo in maniera scellerata, ma da parte di una squadra che era lì per la prima volta a giocarsi una partita a Catania, con una squadra che aveva dei giocatori abbastanza importanti, e là abbiamo detto, io ci voglio tornare proprio per questo, abbiamo detto
Ragazzi, calmi, sono passati 90 minuti, ho usato quasi dei termini manigliani, perché lui proprio così era da dire. Ragazzi, calmi, sono passati 90 minuti e il campionato dura 38 giornate. E le quattro successive sono state quattro vittorie, è chiaro, contro squadre non del livello del Catania, però anche ieri Lecce non ha battuto la Casertana in casa, che non è del livello del Catania quest'anno la Casertana, seppur una buona squadra, però non è del livello del Catania. C'è il Matera che ha fatto fatica con la Paganese alla prima partita della Paganese, e la Paganese aveva fatto il 2-2 regolare, annullato. Cioè, ieri il Matera non ha battuto il Catania. Foggia ha avuto difficoltà con l'Andria, la prima. Sì, anche col Siracusa in trasferta, perché sull'1-2 c'era stato, se non sbaglio, un'occasione del Siracusa e poi il 3-1 del Foggia in contropiede. Comunque il Siracusa ha messo in difficoltà, abbiamo visto il Siracusa che non ha mai messo in difficoltà la Juve Stabia. Ieri la Juve Stabia si è messa un po' in difficoltà da solo quando Amenta ha fatto una sciocchezza che ci auguriamo l'ha fatta proprio per stanchezza, alla prima, anche se ha giocato da poco minuti in campo, però magari nelle prime giornate ci sta. Vabbè, magari, diciamo, perché più importanti no. Sono bonus che diciamo, è meglio sprecarli adesso. Spenderli ora, non dopo. Sì. Quindi, piedi per terra anche ora. È chiaro, quattro vittorie consecutive non significano niente, perché ne mancano sempre 33, ricordiamolo. E quindi diciamo che a 12 punti non si va da nessuna parte, bisogna farne almeno 60-70 per arrivare dove si vuole arrivare. Servire Brazzi 29 per la salvezza. Sì, vabbè. Facciamo così. Esatto, una salvezza tranquilla, sì, con altri 29 la si ottiene magari a fine giugno di andata, poi vediamo per il ritorno. E quindi diciamo che bisogna comunque tenere un profilo basso ora, e non è facile, perché io stesso onestamente sono il primo ad entusiasmarmi di ecco, una squadra ma noi ne parlavamo anche di ritorno da Monopoli, ecco, anche dopo Melfi in casa. L'impressione, no, è che si sente un'area positiva attorno a questa squadra. Sì. Quest'area positiva, secondo me, e qui posso dire, l'ha creato proprio Gaetano Fontana. Sì, una persona, una persona che alcuni non volevano, una parte della tifoseria per i suoi trascorsi alla Juve Stabia, sappiamo un po' tutto il problema della finale con lo Savoia, delle varie partite dell'anno dopo con quella retrocessione diciamo scellerata e tutto, però lui ecco ha sempre predicato calma, ha sempre diciamo non si è mai fregato diciamo in un certo senso di quello che diceva la Piazza, in maniera ovviamente non che non se ne frega proprio, cioè ha lasciato correre le parole. Devono fare gli allenatori, i dirigenti, cioè badare al campo, è chiaro, che sta creando questo entusiasmo, il tifoso è trascinato, è chiaro, a volte anche il dirigente, lo sappiamo benissimo che il presidente per esempio è il primo tifoso della squadra e quindi si può far trascinare come noi quando facciamo le partite, ci possiamo far trascinare anche per una prestazione negativa, quando facciamo le radiocronache, esatto, quando facciamo le radiocronache, facciamo le partite proprio facciamo le radiocronache. E quindi devo essere onesto, è stato bravo Fontana, è stato bravo credo anche lo giudice, è stato bravo il presidente a confermarlo, perché sempre da lì parte il discorso, perché secondo me è un valore aggiunto lo giudice per questa categoria, perché l'ho detto anche l'anno scorso, perché i giocatori che ha portato non erano cattivi giocatori, l'abbiamo visto anche con Lisi. E vedere Lisi riserva quest'anno, vedere Izzillo riserva, vedere comunque giocatori come Ripa, che è la terza prima punta di questa squadra, anche se lo è, perché sappiamo bene che fisicamente non è al top e arriva da un bruttissimo infortunio. Però io credo che la serenità in un ambiente, soprattutto come quello stabiese, come può essere quello di Napoli e provincia, di Salerno e provincia, delle zone calde, come lo siamo noi, ma oramai sono caldi anche a Milano, a Torino e in altre parti d'Italia, lo si ottiene anche quando vedi che c'è una squadra che ha tante alternative e soprattutto fa un grande gioco, perché quello credo che rassereni molto il tifoso anche che perde a Catania 3-1, perché ho visto delle critiche, però non sono state critiche di migliaia di persone, ma magari di decine di persone che ci possono stare, poi i social network sappiamo che... I classici detrattori, possiamo dire, Mario. Sì, ma secondo me dopo Catania anche qualche non detrattore, qualche grande tifoso
può aver pensato, vabbè, un altro anno così, perdiamo così a Catania con una squadra che magari non si doveva neanche iscrivere, però poi si è iscritta con un certo uomo Monaco a condurla, quindi diciamo che bisogna anche vedere chi c'è contro, perché se parti a Catania con quattro giocatori in meno e loro sono al completo, è chiaro che puoi avere difficoltà, non sei il Real Madrid come dicevamo proprio dopo quella partita. Ora, dopo queste quattro vittorie contro quattro squadre di medio-basso lignaggio, possiamo definirle così, non è facile ottenerle, perché ottenerle in 14 giorni, fare 12 punti in 14 giorni non è semplice, e abbiamo visto anche una squadra che ha alternato parecchi giocatori, che ha fatto anche un po' di turnover, che ha fatto a meno di Zibert, del Sante nell'ultima partita, di Morero che si è infortunato, di Amenta che non ha giocato da titolare, quindi questo è il bello. Poi oggi pensavo, Kanté, del Sante, Marotta sono i tre titolari, San Domenico, Montalto e Lisi le tre riserve, ma addirittura c'è una terza squadra in attacco, ci sono anche Rosafio e Ripa, cioè è una cosa che credo il Lecce non ha, anche se ha un Caturano da 7 gol in 5 partite, anche se ieri è rimasto a secco, diciamo che se metti Caturano in questa squadra forse ne può fare 30 di gol per le tante occasioni che crea la squadra, però io sono più contento di un Montalto e un Del Sante che giocano di più per gli altri anche, che magari, non dico Caturano, magari ne sono di un giocatore troppo accentratore che magari non fa sfruttare il potenziale. Mi hai dato uno spunto per una domanda che ti volevo fare. Parlando sempre di social network, parlando un poco di diciamo testare un po' la piazza, no? Qualcuno, parlando della vittoria di ieri, della quarta consecutiva, dei 12 punti raggranellati in quattro partite, fra l'altro due consecutive in casa che non succedeva da un bel po' di tempo, incontentabile com'era, ha detto: peccato che la Juve Stabia non abbia preso una punta di valore, di spessore. Allora, io su questo subito l'ho bloccato, perché la Juve Stabia di qualità ne ha cercate di più, di punti di qualità, lo sappiamo tutti come sono andate le vicende diciamo, ecco, del calciomercato. Quindi ho detto subito, la Juve Stabia ha provato, se poi questi come Moscardelli e altri non vogliono venire a Castellammare non ci possiamo fare niente. A questo punto io però mi tengo stretto Del Sante e Montalto, che alla fine Del Sante sta dimostrando di essere rinato rispetto all'anno scorso, forse il modulo di gioco, la responsabilità messa addosso a lui. Poi c'è Montalto che adesso tante occasioni che arrivano, ricordiamo, questo sì. È una cosa molto importante. Ecco, il discorso ieri Montalto si è visto che rispetto a Del Sante ha meno lucidità in questo momento, quindi ecco, tu qual è il pensiero, che cosa vorresti dire al tifoso che ti dice una cosa del genere? Prima di tutto Montalto ieri è piaciuto, non so, probabilmente non è piaciuto a tutti, però è un giocatore che si è procurato da solo quelle due occasioni, perché se tu pensi, la prima è arrivato in porta, ma lui era a centrocampo, si è girato e se l'è portata in porta, facendo andare a vuoto l'avversario. Mentre Del Sante ce lo metti in porta, oppure devi servirlo in maniera diversa. Montalto è più un giocatore da manovra che può servire a Fontana. Secondo me Fontana l'ha chiesto apposta, perché è un giocatore che l'anno scorso ha fatto 29 presenze, che non significa partita titolare in Serie B col Trapani, con tre gol. Questo fatto qua, infatti, l'ha confermato proprio lo giudice sì, disse, sì. Quando si parlava di prendere Sforzini o altri calciatori del genere, disse non sono calciatori adatti al modulo di Fontana, perché a Fontana serve uno che prende palla a centrocampo, esatto, e se la porta su. Io dico un nome che poteva essere forse il non plus ultra per questa squadra. No, Bagua è un altro che gioca da solo, quindi gli dai la palla e lui è chiaro che ti porta a spasso anche delle difese in Serie B, figurati in Lega Pro, ne può fare 40 in Lega Pro, sempre con, se riesce a stare sempre in campo titolare, perché è uno che si rompe spesso, e poi a livello psicologico, psicologico. Però dicevo, un nome che può essere proprio il giocatore emblema di questa tattica di Fontana è Gigi Castaldo. Allora, è chiaro che non è un nome per la piazza, perché non piace più dopo quello che è successo, dopo il rifiuto di tornare, ma questo è sempre da vedere, perché io dubito che Gigi Castaldo non tornasse più a Castellammare dopo quegli anni. Però è il giocatore classico che fa segnare tanto gli altri, lo faceva già a 20 anni, perché io ricordo che quell'anno ne fece di gol importanti, ma Sibilli e Ingenito ne fecero 35 in due, o forse qualcosa in più, ora non ricordo con precisione, mi sembra 17 a testa, ne fecero Sibilli, che non era di certo una prima punta, e Ingenito, che era un giocatore che ne segnava a bizzeffe di gol. Quindi un giocatore del genere, io credo che Montalto
attenzione, non paragoniamo i nomi, per far capire il modello di giocatore ideale, sì, per il gioco di Fontana. Moscardelli lo era, perché Moscardelli e Bagua sono diversi. Moscardelli non è tanto accentatore, ma gioca anche per la squadra. Sì. Mentre un Giorgio Corona, sì, e Bagua sono giocatori che vanno più verso la porta e vanno messi in porta. Ecco. Giocatori di movimento, cioè giocatori che mettono in movimento gli altri, non sono facili da trovare lì davanti. Ecco, poi un'altra cosa, un altro dato positivo su cui Caserta è voluto soffermarsi, diciamo, ecco, è sul fatto che il centrocampo ieri era costituito da un 94, 95, 96. Anche, diciamo, i giovani mandati in campo, se sono giovani di qualità come Esposito, che davvero mi sta impressionando. Io lo ricordavo a Torre Annunziata con il Savoia, poi vabbè, l'anno scorso è stato a Rimini, è stato lì titolare per gran parte della stagione. Non pensavo davvero che avesse fatto percorsi di crescita come questo, diciamo, ecco. Poi c'è Izzillo, che già ha un curriculum di tutto rispetto, perché quando è venuto a Castellammare già aveva oltre 80 presenze in Lega Pro, quindi per un giocatore di 21 anni significa che ce l'hai, se no altrimenti non le fai 80 presenze in Lega Pro. E poi alla fine, ecco, Mastalli, messo, come hai detto tu, nel ruolo suo naturale di interno di centrocampo, anche lui ha fatto vedere discrete cose. Certo, deve crescere anche lui, ma stiamo parlando di un ragazzo appena ventenne, quindi ecco, questo è un altro aspetto positivo. Liotti, per dire, un Liotti che diciamo a Catania è stato criticato, l'abbiamo forse criticato anche noi per gli errori che ha commesso, però le ha commesse anche Cancellotti. Ecco, sta dimostrando un percorso di crescita notevole. Ha fatto il gol non solo a Livorno ma anche in campionato. Adesso, ecco, nel momento in cui la mente è stato espulso, si è spostato al centro e ha dato la possibilità di venire, di fare il terzino. Ecco, avere anche giocatori del genere, giovani che poi possono occupare diverse posizioni di campo, questo bisogna sempre dare merito, e come hai detto tu, all'opera di lo giudice, ovviamente lo puoi fare solo se il presidente ci mette i capitali, però lo giudice è stato bravo a spenderli bene, possiamo dire. Sì, capitali, più lo giudice, più Fontana, che riesce, sì, anche a mettere dei giocatori dove magari non ti aspetti. Vedi ieri Izzillo che è andato davanti alla difesa, invece di Mastalli. E lì si è visto come Fontana ha pensato a Izzillo, che aveva 80 presenze alle spalle, invece del Mastalli, che aveva solo quella di Catania, dove già non si era trovato a suo agio davanti alla difesa. Quindi io credo che sia importante avere tutti questi giocatori, perché ieri la media età al centrocampo era di 21 anni. Non, sì, è semplice. Sì, che pure Canutè è giovanissimo. Canutè è giovanissimo, sì, cioè, Liotti Liotti è abbastanza, sì, giovane. 22 anni, pure possiamo... lui, sono tutti under, quindi esatto, per la regola degli under, sono under terribili. Under importanti in questa categoria. E poi c'è da sottolineare come tanti che arrivano dalla panchina in campo sono decisivi, sì. Atanasov ora giocherà la terza consecutiva, ha segnato nella prima, ieri è stato importante e lo vedevo abbastanza in palla, presente. Non come l'anno scorso, diciamo l'anno scorso era tutta un'altra storia perché era una squadra partita diversamente, è andata male all'inizio con una, diciamo, le guide tecniche. Questa è l'altra scommessa dello giudice. Lo giudice che lo ha pescato, lo ha fatto rimettere prima in sesto, l'ha fatto venire già a Castellammare a marzo, dice facciamo già il contrattino, stai qui con noi, ti abitui, esatto, e ti trovi pronto. Io credo che forse qualcuno sia, diciamo, sulla decisione di andare via ci possa rimanere male, tipo i Contessa e i Polak. Peggio per loro, perché quest'anno è veramente l'anno importante, però credo che forse in questa squadra non ci stavano. Contessa è da Dolice, però non è che... Sì, Contessa, diciamo, se la gioca con noi, noi speriamo che se la giochi nei playoff più che altro, sì, sì, con un'altra squadra gialloblu a salire prima, però senza volare troppo. Intanto è arrivato pure Ciro Novellino, quindi vorrei farlo presentare. Buonasera a tutti. Ecco, Ciro, tu ieri anche tu eri assistito a questa gara con la Siracusa, dicevamo qui in studio, bello spettacolo soprattutto sugli spalti, questa è una cosa che bisogna sempre evidenziare, ma soprattutto una grande Juve Stabia in campo che nel giro di una settimana è riuscito a ottenere 3 vittorie consecutive in pochissimo tempo, anche avendo degli disponibili, perché ricordiamo che Capodaglio ancora è in infermeria, Di Viero ieri ha fatto la sua prima apparizione, Zibert aveva un problema alla caviglia, Tessante aveva un problema ai flessori della gamba, Morero giocava con l'infiltrazione, infatti poi dopo abbiamo visto che cosa fa, cioè alla fine io ho evidenziato questa cosa anche con Fontana nel
nell'ultima, diciamo, conferenza che abbiamo fatto prima della gara con il Messina, dicendo che i ragazzi, anche se non stanno bene, danno la disponibilità a stringere i denti per stare in mezzo al campo. E lui disse: vabbè, questo è un fatto positivo, però bisogna fare attenzione, perché altrimenti dai più di quello che potresti e poi magari ti fai male. Ecco, però il pensiero tuo su questo fatto, cioè che davvero con impegni così ravvicinati la US Abbia ha messo delle riserve o comunque, ecco, delle alternative che però non hanno fatto rimpiangere chi non ha giocato, cioè, oppure chi giocava prima. Io parto da due dichiarazioni, non voglio essere ripetitivo, però una è diventato un po' il simbolo, sì, di quest'anno di Gaetano Fontana. L'ho ascoltato io personalmente, ne scrissi un editoriale proprio il giorno dopo. Basta un po' di sentimento. Fontana ha ripetuto e ripete spesso questa espressione proprio per spronare il gruppo. Io in quel caso l'ho intesa, tra virgolette, come cazzimma. Sì. È quello che Fontana vuole. Sì, è un sentimento, modo più esatto, modo gentile, è un modo gentile per dire che in campo bisogna dare l'anima. Sì. Gaetano Fontana è un allenatore che sta dimostrando di essere importante, viene da un'esperienza negativa, è inutile tornarci su, però il suo modo di fare, che poi è tutt'altro rispetto a quello che è la persona Gaetano Fontana, che lo vediamo in sala stampa, nella mixer, lo vediamo nelle conferenze, essere una brava persona. Sì, una persona pacata, una persona, sì, che che in campo risponde però sempre, ti dà sempre quello che tu vuoi. Esatto, ma che in campo riesce a spronare al meglio i suoi ragazzi. Tu dicevi ci sono stati diversi cambi. Ecco, quel turnover che ha fatto Gaetano Fontana lo ha fatto perché sa di potersi fidare di tutti gli effettivi della rosa. Affidare in una gara delicata, interna, la seconda, la US Abbia, probabilmente non lo dicevamo in Mixed, non ha mai vinto, comunque da anni che non ha mai vinto due gare ravvicinate in casa. Ravvicinate così a distanza di tre giorni, mai. Ecco, quindi della storia. Non ha mai vinto due gare così ravvicinate in casa, quindi vuol dire che. E poi tra l'altro le vince affidando il centrocampo, che è il ruolo più importante, il ruolo più delicato della squadra, tre giovanissimi che fanno quella prestazione, perché poi voi prima avete parlato di Mastalli, io non sono entrato, giustamente non ero ancora arrivato appieno, quindi, ma io sottolineo la prova di Mastalli, perché è stata finalmente una prova importante, convincente. Ha mancato soltanto il gol che ha provato in due occasioni con un tiro da fuori, con un tiro da fuori e quello ravvicinato poi a tu per tu con il portiere. Gli è mancato soltanto il gol. Avrebbe messo la ciliegina. Santurro si è dimostrato ancora contro la Juventus. Cioè, ricordiamo l'anno scorso a Melfi fece delle parate esagerate proprio su Arcidiacolo. Questa volta invece, ecco, ha negato il gol, diciamo, ecco, a Mastalle, ha negato il gol a Montalto. Ma poi ti ritrovi in un momento della più pesante risultato. Ti ritrovi in un momento della partita dove lui parte con il 4-3-3. Cambia, inserisce il 4-2-3-1, a dimostrazione del fatto che voleva ancora continuare a pressare gli avversari, ancora continuare a fare gol, ancora a far divertire questo popolo stabiese che sta cominciando. Poi è stato bello sul calcio d'inizio, non so se l'avete notato voi, tutti sulla linea di centrocampo, quasi a dire noi adesso iniziamo, preparatevi alla battaglia, cioè questo è diciamo psicologicamente dare l'impressione all'altra squadra di essere consapevole dei propri mezzi e sapere che bisogna attaccare. Ma guarda il gol di Cancellotti, per esempio. Cancellotti va ad attaccare la profondità partendo da dietro, va ad attaccare la profondità, sfrutta l'errore difensivo, calcia di sinistro, errore clamoroso che poi tra l'altro si è ripetuto, ecco perché poi Dentici è stato sostituito a fine primo tempo. L'ha fatto tra l'altro mandando in maniera ancora più clamorosa nella seconda occasione, mandando poi a quel paese il suo compagno di squadra. Sottil non ha badato al sottile, ecco, ha tirato subito fuori Dentice a fine primo tempo. Però è questa una squadra che comincia a far paura anche a quelle due che sono lassù, perché Lecce e Foggia sembrano in questo momento. Infatti, ecco, mi ha dato un assist proprio per leggere un po' la classifica, così ci facciamo un'idea di quello di cui stiamo parlando. Ovviamente ricordiamo che Foggia giocherà stasera alle 20:30 in, diciamo, in posticipo, diretta da Sport Satellite, da Sport Sat. Resport, sì. Sì, prima era Resport Satellite e secondo me non se la vedrà facile a Messina. Messina è una squadra che l'abbiamo visto con Pozzettone. Mi ha impressionato il Castellammare di Messina, non male, è chiaro che la Juventus Abbia poteva farne molti di più, però il Messina secondo me oggi può fare la sorpresa. Sì, tra l'altro il Messina ha avuto la sfortuna di aver preso Rea e si è infortunato, quindi se avesse Rea dietro secondo me farebbe vedere
cose diverse rispetto a quello che fino adesso ha raccolto. Ecco, per quanto riguarda la classifica, vediamo quindi, per detto che il Foggia una gara in meno, cioè Lecce a 13 punti, Juve Stabia e Foggia a 12 punti, questa è, quindi la Juve Stabia scala la classifica e male che vada comunque rimane al terzo posto e quindi comunque ha recuperato un altro posto sulle altre, perché poi il Matera rimane a 11 punti perché non è riuscita ad avere a vincere anche essa e quindi è stata superata dalla Juve Stabia. Poi c'è questo Cosenza a 9 punti, Taranto a 8, Casertana a 7, il Fondi, quello del prossimo avversario della Juve Stabia, a 6 insieme alla Regina, il Monopoli a 5 insieme all'Agragas. Agragas, fra l'altro, c'è un Gomez rivitalizzato ad Agrigento, seconda rete da parte dell'attaccato della Juve Stabia, comunque di Castellammare. Poi c'è il Messina, il Virtus Francavilla, la Fidelissandria e la Viborese a 4 punti, però ricordiamo che qui sia il Messina che deve giocare ancora con Foggia una gara in meno, ma anche la Virtus Francavilla che deve recuperare ancora la gara con la Paganese che non è stata disputata all'inizio della stagione per per il problema dell'accettazione della squadra. Della squadra in Lega Pro, ecco, da parte del TAR. Poi per quanto riguarda il resto della classifica, Pagarese a 3 punti, Melfi e Catanzaro sempre a 3 punti, Siracusa a 2 punti e chiude il Catania a meno 1 con 4 gare giocate, quindi con una gara da recuperare. Ovviamente sappiamo che il Catania ha subito una penalizzazione di 6 punti e quindi per adesso ha recuperato solo 5 dei 6 punti. È bella, no Mario, vedere la Juve Stabia così in alto, ad un solo punto sì, dalla vetta. Poi è bello, ecco, perché noi le stiamo leggendo un po' dal sito della Lega Pro, quindi dal sito ufficiale, vedere quella freccina verde, cioè si capisce che in effetti la Juve Stabia pian piano sta salendo di posizione. Vediamo il risultato del Foggia, ma manca un gradino. Nel caso che cosa non ho capito? Ho detto aspettiamo il Foggia stasera, ma manca soltanto un gradino. Ma pure se il Foggia dovesse superare la Juve Stabia, comunque la Juve Stabia prima era quarto, con questa vittoria con Siracusa è diventata terza perché ha scavalcato il Matera, che è un'altra squadra temibile perché è costruita bene e soprattutto c'ha Auteri che è un bel volpone, quindi da tenere in considerazione. Per quanto riguarda, se vogliamo leggere i risultati, quindi il Taranto ha vinto 2-0 con la Fidelissandria, il Lecce ha fatto 0-0 proprio la Casertana, quindi ci hanno fatto piacere un po' i cugini, se vogliamo dire, ecco, non tanti fratelli, ma noi Casertani. Poteva fare anche gol allo Scadino. Poteva sì. sarebbe stato troppa grazia, ecco, possiamo dire, però va bene. Poi c'è Juve Stabia Siracusa 2-0, Matera Catania 0-0, quindi il Matera non riesce ad avere la maglia del Catania e quindi, come dicevi tu Mario, il Catania non è una squadra comunque da buttare via, perché vai a Matera e fai 0-0, non è una cosa semplice, ecco. Assolutamente no, l'abbiamo visto anche contro di noi, un buon Catania. Tra l'altro il Matera ha sbagliato un calcio di rigore con Infantino e Catania ha avuto, se non sbaglio, 2 espulsi, uno proprio a fine partita. E quindi questo è testimoniare come non sia facile proprio giocare contro squadre come il Matera, come squadre contro il Catania. Un espulso, me ne portavano 2, forse è l'applicazione che ha toppato. Quindi sicuramente no, Giorgevic è espulso nel Catania. E dicevo di squadre anche come Cosenza e Casertana, sì, che sono altre squadre, anche il Taranto, che possono dar fastidio, quindi bisogna stare attenti a queste qui. E poi nella prossima, che sicuramente fra un po' leggerai, c'è qualcuno che potrebbe davvero rinverdire un bel gemellaggio, una fratellanza importante. Vabbè, continuando, quindi c'è questo Monopoli Regina 1-1, poi Cosenza Vibonese 2-0, poi Catanzaro Paganese 0-2, questo è un tonfo del Catanzaro che sembra non riuscire a risollevarsi dopo una bella vittoria nel turno precedente in campo in questa sconfitta con la Paganese, anche se la Paganese poi, guardando un po' la formazione, l'abbiamo detto prima iniziata un po' la trasmissione, è fatta di giocatori esperti, c'è Maiorano, c'è Di Conso, c'è Pestrin, ci sono bei giocatori, ecco, per dirne solo i primi diciamo che mi vengono in mente, ecco. Poi c'è Melfi Fondi 2-2, quindi questo Fondi che va a pareggiare a Melfi. Poi Agragas Virtus Francavilla 2-1 con il gol, diciamo, di Gomez che regala la vittoria alla sua squadra.
Ecco, il prossimo turno poi lo leggiamo dopo, perché adesso invece introduciamo un po' il discorso con le vespette, ecco, così noi le abbiamo chiamate, con il settore giovanile della USAB che continua il proprio campionato per gli under 15 e gli under 17, mentre invece la Beretti sabato sarà diciamo, ecco, il turno inaugurale con la Paganese. Ecco, per quanto riguarda, diciamo, ecco, le notizie, allora per gli under 15 hanno vinto 3-1, quindi gli under 15 di Alfonso Belmonte a Roma con il Racing Club Roma. 3-1, sì. Sì, 3-1, sì. 3-1. Vabbè, apre le danze Costanzo della USAB al 9, raddoppia Guaracino al 20esimo e fissa il 3-0 al 28esimo Masotta. Ha corso poi sul calcio di rigore Pastore per la Racing, fissando quindi il punteggio finale sul 3-1 in favore della USAB. Mentre invece per gli altri 17 arriva il pareggio. Anche se sono soltanto due gare, punteggio pieno per Alfonso Belmonte, sì, che torna alla USAB. Poi il 10 uomini, sì, come suggeriva il tifoso mio padre, ecco, il tifoso qui in studio, che ci sta ascoltando. Poi per quanto riguarda gli under 17, quindi invece pareggio Vecchiali per Nuzio di Somma, per 0-0, e diciamo anche qui però un buon punto, possiamo dire, perché dà continuità alla vittoria all'esordio con i Belfi. Ci si aspettava però forse qualcosina in più, una vittoria a Roma dei ragazzi di Nuzio di Somma, anche perché questa è una squadra da seguire con attenzione. È davvero un grande gruppo, anche se poi alcuni di questi ragazzi che lo scorso anno erano in questa formazione sono saliti nell'appunto Beretti, con allenata da Mimmo Panico, che ascolteremo a breve. Ecco, invece per quanto riguarda la Beretti, diciamo, la novità di sabato che inizia il campionato, però c'è la novità del campo di allenamento, che non è più San Giuseppe Vesuviano, ma sarà il centro sportivo Eden di Torre del Greco. Una bella struttura. Ecco, nel frattempo che parli di questo, io mi metto in contatto con Mimmo Panico, che sarà il nostro primo ospite di questa sera. L'Eden di Torre del Greco è una bella struttura, anche se calciotto, però presenta tre campi da gioco, dà la possibilità di allenarsi in maniera più tranquilla, anche perché è un centro sportivo chiuso, non diciamo aperti come quei campi che magari si possono trovare in giro. È un campo che consente, vero, più piccolo, lo abbiamo detto, però consente tranquillità, quella che serve a Mimmo Panico, Nunzio Di Somma e Alfonso Belmonte nel corso della stagione che ormai è iniziata e che sta per cominciare nella prima di campionato di sabato contro la Paganese, anche per la Beretti. In quella struttura ci sono comunque spogliatoi all'avanguardia, possibilità di potersi, appunto, di avere attrezzature a disposizione, quindi è un piccolo centro sportivo che però darà sicuramente i frutti a chi calcherà quei campi, a chi allenerà le tre formazioni e in particolare, Mario, anche ovviamente a mister Mimmo Panico, che abbiamo subito in collegamento. Sì, ritorna qui al Pugile Sabiese Mimmo Panico, che prima allenava i giovanissimi e adesso si ritrova ad allenare la formazione Beretti. Buonasera Mimmo. Ciao Mimmo. Pronto? Pronto Mimmo? Forse abbiamo qualche problemino, proveremo di nuovo a ricontattarlo, dai. Sì, non lo sentiamo, tornerà a breve, però dicevo, sarà comunque una gara importante. Mario! Eccolo! Ah, eccoci, Mimmo. Ci siamo! Sì, buonasera a tutti! Ciao Mimmo, ciao! Mimmo, allora, diciamo con te mister, io ti chiamo mister perché mi piace così, visto che sei una persona professionale e competente e lo stai dimostrando non solo in questo avvio, diciamo, di preparazione, abbiamo visto a Fratte, no? Eravamo anche noi lì, una squadra che costruita la Frattese per vincere il campionato di Serie D, eppure la USAB, la tua squadra, la Beretti, ha retto per 60 minuti, poi è giusto così anche per la differenza di età, poi alla fine c'è stata la vittoria della Frattese. Ecco, però intanto il percorso di crescita si è visto con i vari risultati che sono arrivati, vedi la vittoria per 7-1 con la Juniores della San Giuseppese, ma ecco tante vittorie che della Frattese. Della Frattese, scusami, Ciro mi corregge, ma tante vittorie che fanno capire che questa squadra inizia, diciamo, ad assimilare i tuoi schemi, i tuoi metodi ed è pronta, possiamo dire, per sabato, per questo debutto con la Paganese. Sì, diciamo che abbiamo utilizzato prima, siccome abbiamo iniziato molto prima la fase di, diciamo, di allenamento, quindi di tutto il lavoro che abbiamo fatto, concordato pure con tutto il mio staff, abbiamo iniziato a fare prima partite un po' più impegnative dal punto di vista dell'agosto, giocando contro squadre, diciamo, forti e di prime squadre, campionato di Serie D, squadre di eccellenza, quindi squadre proiettate a vincere campionati, tutte squadre forti, dove, diciamo, abbiamo lavorato molto sulla fase di non possesso,
perché ovviamente loro erano più pronte di noi dal punto di vista fisico. Ora il gap dal punto di vista fisico man mano sta andando via e abbiamo giocato con squadre di pari livello, di età, e adesso va molto molto bene. Facciamo la fase di possesso come diciamo dobbiamo farlo, la gamba è quella giusta e siamo pronti per iniziare questa avventura ufficialmente, diciamo. Ecco, a livello caratteriale, che cos'è che ti ha colpito di questi ragazzi che tu per la prima volta stai allenando, perché c'è stato un periodo in cui ti sei allontanato un po' dalla Juve Stabia, quindi hai perso un po' dei contatti? Sì, vabbè, sono ragazzi che diciamo che 4 anni fa venivano accompagnati dai genitori, adesso vengono in macchina, in auto, quindi è totalmente, totalmente cambiato lo scenario. Sono fidanzati, quindi hanno le problematiche che hanno gli uomini, sono diciamo tutti adulti, però ci sono i problemi che ci sono problemi diversi ovviamente, perché magari qualcuno fa tardi la sera, dobbiamo stare sempre sul pezzo, vigili, però sono ragazzi serissimi, hanno capito l'importanza di quest'anno. Poi abbiamo un riferimento importante, oltre al presidente De Lucia e al direttore Turi, che sono sempre molto molto presenti sul campo. C'è la prima squadra che sta facendo un lavoro eccezionale con mister Fontana, e per noi è un esempio, perché in queste giornate abbiamo visto la crescita diciamo esponenziale della prima squadra, per noi è un riferimento molto molto importante, quindi i ragazzi sanno che indossano una maglia importante e sanno tutto il cammino che gli spetta. Ciao mister, sono Ciro. Ciao Ciro, buonasera. Ciao mister. Buonasera. Prima di fare una domanda a mister Panico, io voglio ricordare ovviamente che con Vivicentro e Vivi Radio Web proporremo ovviamente la diretta esclusiva della prima giornata di campionato e di tutte le gare, ovviamente il campionato Dante Berretti di mister Domenico Panico. Saremo io e Mario in collegamento dallo stadio Menti, sabato si comincerà alle ore 15 contro la Paganese, avrete modo di ascoltarci su Vivi Radio Web, lo ripeto, poi ci saranno le interviste, gli highlights del match nel corso del post partita. Mister, io torno un attimo indietro, noi ne abbiamo parlato tante volte, hai lasciato Napoli per i problemi che mi hai raccontato, però cosa ti ha spinto ad accettare subito, a dire di nuovo subito sì alla panchina della Juve Stabia? Allora, prima di tutto c'è un rapporto molto importante con il direttore Turi, di stima, ci vogliamo bene nel vero senso della parola. Il direttore mi ha fatto crescere moltissimo nell'esperienza fatta 4 anni fa, dove abbiamo raggiunto insieme dei grandissimi risultati. Grazie a lui e diciamo e alla squadra Juve Stabia come diciamo società, sono comunque potuto ritornare nel Napoli, e anche grazie a questo. Quest'anno il progetto è diverso, perché come se allenassi una prima squadra, perché la Berretti che abbiamo quest'anno è una Berretti importante. Io sono sicuro che nell'arco degli anni, cioè che in tutti questi mesi qua, nell'arco dell'anno, sicuramente ci sarà l'occasione, per come anche concepisce il calcio il mister Fontana, di rendere ancora di più visibile tutto il nostro lavoro, perché già sta succedendo questo, perché hanno fatto già parte della squadra, si stanno allenando comunque già con la prima squadra molti giocatori che si allenano con noi, quindi l'obiettivo è quello lì, quello di farli migliorare, quello di diminuire ancora di più il gap col mondo della prima squadra, che con i ritmi, con l'intensità, con l'applicazione ovviamente, che sono molto diverse. E il progetto è un progetto importante, il presidente De Lucia è una persona che diciamo che vuole fare molte cose, spero che possa raggiungere tutti gli obiettivi che ha in mente. Mister, buonasera, sono Mario Di Capua. Ti volevo chiedere, in realtà in questi anni abbiamo visto tanti giovani dalle belle speranze, io ne ricordo un paio su tutti, però ora non ho una mente storica sul di loro, tipo Mileto o Carillo, che in questo momento è ad Agrigento. Castellammare è una piazza calda, sappiamo che non è facile inserire un giovane, un ragazzo in una piazza come Castellammare, ma secondo te è possibile farlo da questo momento? E poi è chiaro, non dico quest'anno perché è davvero dura quest'anno, perché già in
prima squadra ci sono due prime squadre praticamente, perché addirittura abbiamo elencato prima Rosafio e Riva, sono i terzi, sono le terze scelte addirittura quest'anno, quindi per dire solo dell'attacco. Però secondo te come mai a Castellammare è così difficile riuscire ad inserire, almeno quello che ho visto negli ultimi anni, così difficile inserire un ragazzo del genere? L'anno scorso per esempio Carillo ha fatto delle presenze, io quest'anno me lo aspettavo quasi titolare, poi è chiaro, una squadra che lotta a vincere probabilmente poteva tenerlo come un'ottima riserva, però ha preferito forse fargli fare un po' di esperienza, anche se è andato via con il diritto di recompera alla Spagnola, bisognerà vedere se poi verrà esercitato. Mi chiedevo, volevo un tuo giudizio. La domanda è molto molto interessante, è calda proprio, diciamo, molto molto a pennello. Io sono convinto, come ho detto poc'anzi, noi abbiamo molti 98 in rosa che erano comunque richiesti da molte società di D, anche molto importanti, che lottavano per vincere il campionato. La società, il presidente De Lucia con il direttore Turi li ha tenuti, li ha mantenuti per fare la Beretti proprio per questo, perché noi siamo convinti che con il lavoro, ma soprattutto con l'idea di calcio, io faccio ancora menzione e nomino ancora Mister Fontana, perché con l'idea di calcio che ha Mister Fontana ieri è stato palese, che ha fatto giocare per esempio un centrocampo giovanissimo, mettendo in panchina giocatori magari più di spessore, perché c'era un 94 titolare, un 96 titolare, giocatori giovani. Mister Fontana non guarda in faccia a nessuno, fa giocare quelli che si allenano a mille, quelli che stanno meglio, e io faccio sempre riferimento a questo, quando alleno i ragazzi pure per stimolarli, no? Perché molti magari volevano avere un'avventura con i grandi, io gli ho detto molto tranquillamente, sfruttate questa occasione che avete ancora con i, comunque con la Juve Sabbia, professionisti, perché se la guida tecnica è una guida tecnica diversa, dove non si basa sui nomi, ma sull'impegno, sul lavoro, sugli allenamenti, sull'atteggiamento, quando vi chiama in prima squadra, quando ci saranno allenamenti, quando comunque andrete lì e vi farete vedere pronti, io sono convinto che col tempo, con i risultati che stanno arrivando, uno spezzone, un minuto, un'entrata, una panchina, un ritiro, uno spogliatoio, no? Una presenza anche nello spogliatoio, fa tutto cumulo ed è molto più importante che magari andare a fare un campionato di D fuori quota, magari dove molti allenatori, centrocampisti centrali li fanno giocare esterni, difensori centrali li fanno giocare esterni, dove si ha sempre la stessa mentalità, perché in Italia purtroppo i giovani sono mal visti, e o sarò un romantico, o sarò uno che ha lavorato sempre nel settore giovanile e quindi punta sempre quei giovani, io sono sicuro che la Juve Sabbia, ma non solo nella Beretti, c'è un lavoro fatto con gli allievi, con l'Under 17, con l'Under 15, Under 16, veramente ci sono giocatori di spessore importanti che secondo me nell'arco degli anni possono assolutamente ambire a fare il salto in prima squadra. Dalla voce io lo sento già carichissimo, sono carichissimo a pallettoni mister, anche io non vedo l'ora di cominciare sabato. Due curiosità brevi, una riguarda Domenico Strianese, noi non abbiamo fatto nomi, tu hai parlato di ragazzi in generale, però Domenico in questo momento è colui che sta avendo continuità nelle convocazioni anche con mister Fontana, la speranza ovviamente è che possa debuttare presto. Sì, vabbè, Domenico prima di tutto è un uomo, è un ragazzo serio, un ragazzo per bene, che si impegna tantissimo, oltre alle doti, diciamo, calcistiche che ha delle doti umane molto importanti, ma come lui ce ne sono parecchi in squadra, io cerco sempre di fare più nomi perché comunque lo meritano tutti i ragazzi. La cosa importante è che quando è andato lì in prima squadra si è approcciato benissimo, il mister è contentissimo, poi è un calciatore che per caratteristiche può comunque ricoprire più ruoli, perché il mister lo fa giocare dalla linea difensiva, dall'esterno basso a destra, a sinistra, lo fa giocare interno di centrocampo, mi ha detto personalmente che è un giocatore che ti tiene pronto, un giocatore bravo, queste sono le nostre soddisfazioni, certo. E comunque lo spero, io sono convinto, perché il mister è una persona dalle ampie, cioè non si fossilizza al nome e alle presenze, al curriculum, il mister vuole gente che ha fame, perché lui stesso ha fame, io sono convinto che se continua così e se noi continuiamo così a lavorare così, per tutti ci possono essere delle grandissime soddisfazioni, diciamo.
L'altra curiosità, mister, è, diciamo, ovviamente non voglio nel dettaglio, non, lungi da me farlo, però dobbiamo aspettarci qualche novità per quanto concerne la prima formazione, oppure, diciamo, è quello che abbiamo, diciamo, assistito nel corso del ritiro, o comunque del precampionato? No, i ragazzi stanno tutti quanti bene. Ho la fortuna, come ho detto in precedenza, di avere uno staff sia tecnico che sanitario importante, tutti i giorni al campo mi seguono. Non abbiamo, non voglio parlare prima, ma non abbiamo infortunati, anzi abbiamo anche, diciamo, recuperati dei ragazzi che venivano da qualche problema importante l'anno scorso, dovuto a qualche crociato purtroppo rotto, a qualche problema al ginocchio. Stanno tutti quanti bene, ho 22-24 giocatori a disposizione. Concetto, come ha detto quello, che gioca chi merita, assolutamente, non conta se uno è un 98, un 99, cioè abbiamo una Beretti, secondo me, qualitativa, dove tutti quanti potrebbero fare, molti di loro potrebbero fare campionati di primavera, quindi non ci nascondiamo, siamo consapevoli delle nostre forze e non c'è una formazione base. Poi durante l'anno vedrò, cioè te lo farò capire pure quelle formazioni, perché veramente ci sono molti ragazzi che meritano di giocare sempre dal primo minuto. Bocca al lupo, mister. Sono un allenatore fortunato, grazie. E andiamo a divertirci. Va benissimo, grazie mille a voi e grandissimo in bocca al lupo di tutto. Grazie, grazie, ci vediamo comunque sabato, noi saremo lì con te. Va benissimo. Sperando di giocare insieme. Assolutamente, forza d'estate. Sempre, sempre, sempre. Ciao Mimmo, ciao. Buonasera. Ciao, ciao. Abbiamo ascoltato quindi le parole esaustive da parte di Mimmo Parigo, che come dicevi tu lo sentiamo bello carico. Bello carico, bello. Io ho un allenatore che ha tanto entusiasmo. C'è un allenatore che ha tanto entusiasmo. Noi ringraziando ovviamente sempre il presidente Andrea De Lucia e il direttore Alberico Turi, abbiamo avuto l'opportunità di ascoltarlo nel ritiro, nel corso del precampionato. Lui è sempre stato carico dal primo momento, non vede l'ora di sedersi in maniera ufficiale sulla panchina della Beretti della Juve Stabia, che per lui è un'opportunità importante, un'occasione anche per rilanciarsi dopo, diciamo, l'ultimo periodo al Napoli non proprio roseo. È un'opportunità d'oro per lui, vuole sfruttarla in tutti i modi. Io sono sicuro che quest'anno la Beretti della Juve Stabia, proprio perché, Mario, noi abbiamo visto tante volte questi ragazzi l'anno scorso, li abbiamo seguiti da vicino, abbiamo visto essere ragazzi che quest'anno hanno davvero una struttura fisica differente. Lo stesso mister ha detto, abbiamo a che fare con uomini, quindi vuol dire che sarà quest'anno davvero un campionato importante, un campionato, speriamo, di vertice, un campionato, io aggiungo, Mario, mi voglio sbilanciare, che perché no, si possa anche vincere. Vabbè, l'obiettivo dei playoff secondo me è la portata di questa squadra, ecco, tanti giocatori sono tornati. Forte, aspetto... è forte, la Beretti quest'anno, sì, è molto, molto ritornando, ecco, al discorso che dicevi tu, e quello che diceva anche mister Parigo, sono calciatori che sono cresciuti, in questi 3-4 mesi che non li abbiamo visti, ne abbiamo trovati, diciamo, sì, totalmente differenti, Chirullo, molto più magro, Elefante, sì, Stianese, Mauro, che è stato sfortunato nel ritiro, sì, della prima squadra, Servillo, anche Servillo. Io voglio salutare Gianluca Picella che ci ha mandato una fotografia dal treno perché sta tornando dall'altro lavoro che lui fa, e ci saluta, ovviamente ha le mani in faccia perché vorrebbe essere qui con noi e non lo può fare. Per quanto riguarda Under 15 e Under 17, ricordiamo che il prossimo turno non si gioca questo weekend, ma ci sarà una sosta fino al 2 di ottobre, sì, e poi il 2 di ottobre si giocherà con il Teramo, quindi entrambe le formazioni sì, in casa. Sappiamo che il regolamento adesso prevede che gli Under 15 e Under 17 giochino con la stessa, diciamo, ecco, società, quindi sì, è una cosa giusta, è una cosa giusta, ecco, quella che se la fa, sì. Allora, per quanto riguarda invece il discorso, ecco, della nostra puntata, ovviamente prima di introdurre il prossimo turno che sarà con il Fondi, facciamo una discussione, sì, Ciro, se vuoi puoi andare, il tuo l'hai fatto. No, voglio salutare ringraziamo Ciro che nonostante i suoi impegni, ricordiamo lui è caporedattore, quindi è un po' l'occhio sorvegliante di Vicentro, insieme a Stanislao Barretta, sì, Zio Stan. Sì, Vivicentro non è soltanto Vivi Radio Web, è anche ovviamente vivicentro.it, soprattutto vivicentro.it, quindi c'è tanto lavoro da fare, il vice direttore mi mette sotto i lavori forzati, Mario. È giusto, bisogna tenere a bada i ragazzi, anche qui la primavera di Vivicentro. Le vespette, ecco, questa è la vespetta. Le vivicentrette, no? Ciao Ciro.
Beh, allora quindi stavo dicendo sul discorso della introduciamo velocemente il discorso con i fondi, quindi una squadra che è stata è stata ammessa d'ufficio alla Lega Pro, però ecco, per fino adesso sembra che voglia fare le cose sul serio ed è a sei punti, quindi a centro classifica, una classifica abbastanza tranquilla. Ecco, mentre tu parli un po' di questo discorso dei fondi, io metto in contatto prima con Danilo Rufini e poi avremo Paolo Russo, che ha detto stava proprio nei fondi, e cercheremo di entrare in maniera più approfondita in questo prossimo turno. Non più a fondi nella materia, assolutamente. La battuta l'hai tirata, sorge spontanea. No, è una squadra sicuramente che ha fatto bene fino ad ora, soprattutto in casa, battendo la Regina all'esordio per 3-1 e poi l'Agragas per 2-0, mentre in trasferta ha ottenuto solo un punto, quindi è una squadra che comunque ha fatto bene, e il punto l'ha ottenuto ieri pareggiando per 2-2 al Melfi, quindi tra l'altro in vantaggio di due reti, questo fa capire come non sia assolutamente un impegno facile quello di Fondi contro una squadra che ha comunque giocatori come Diego Albadoro, per esempio, che è un ex di turno, un giocatore importante per la categoria, che spesso l'abbiamo visto purtroppo contro la Juve Stabia, non si è rifatto il matrimonio tra Albadoro e la Juve Stabia, anche se Diego è rimasto estasiato dall'anno 2011, come tutti noi, 2010-2011, con la promozione in Serie B. Lui che purtroppo non riuscì a giocare quella finale, ma comunque è stato decisivo in tutto il campionato, quindi davvero uno dei tanti uomini che sicuramente sarà da tenere d'occhio in questo Fondi, che, come detto, in casa ha un ottimo ruolino di marcia che fino ad ora l'ha portato appunto a vincere le due partite. Mario. Ecco, però io adesso ti devo interrompere perché c'è un amico, ecco, possiamo dirlo ormai, è un amico del Pugiglione, in quattro edizioni è sempre intervenuto e stasera è qui per far sentire la sua voce. Stiamo parlando di un ex che ha lasciato un bellissimo ricordo qui a Castellammare, Danilo Rufini. Buonasera Danilo. Buonasera, salve. Danilo, un appuntamento fisso con te al Pugiglione. Ecco, io apro subito chiedendoti che cosa stai facendo in questo momento. Ma guarda, in questo momento, dopo l'esperienza aperta e chiusa nel giro di 20 giorni a Brindisi, sì, dove avevo fatto un accordo, ero stato chiamato per un progetto importante, per un progetto quinquennale per andare in Lega Pro, e poi saltato per motivi vari che non sto qui ad elencare. Naturalmente è passato il periodo del calciomercato per quanto riguarda gli allenatori, adesso diciamo che sto in attesa di trovare la soluzione giusta. Ho avuto qualche chiamata, però non soddisfa forse quelle che sono le mie ambizioni, quindi sto aspettando. Nel frattempo ho organizzato una squadra di giocatori inoccupati della zona, sì, riorganizzati, e grazie ad alcuni amici sono riuscito a fare delle amichevoli con squadre di Serie D, e quindi diciamo che sono rimasto in attività e ci siamo presi anche delle belle soddisfazioni perché abbiamo ottenuto degli ottimi risultati, e tutti i ragazzi della selezione sono stati, insomma, hanno trovato occupazione, quindi sono rimasto solo io, ecco. Infatti è brutto da dire, perché ecco, hai dimostrato negli anni di valere comunque la panchina, ricordiamo i tanti successi che hai ottenuto tu, le tante salvezze anche insperate, ecco, in piazze. Fortunatamente da allenatore in 5 anni sono riuscito a vincere 2 campionati, sì, a vincere una Coppa Italia e a ottenere una salvezza quasi miracolosa in Serie D, quindi qualcosina ho fatto, però non di solito ultimamente non sempre i meriti vengono premiati, però continuiamo a crederci, come facevamo da calciatori, non molliamo, quindi insistiamo, studiamo, guardiamo partite, osserviamo e ci confrontiamo sperando di trovare la soluzione giusta a breve. Ecco, proprio nell'ambito del calcio si cerca un po' di ristrutturarlo, di dare delle regole per favorire comunque i giovani, ecco, nel caso tu, ecco, di un giovane allenatore, però vediamo che alla fine non si riescono a ottenere gli effetti sperati. Adesso c'è questa regola in Lega Pro dei 16 over, il resto devono essere tutti under, e calciatori anche importanti fanno difficoltà a trovare comunque la sistemazione. Ecco, tu che cosa ti auspichi per il futuro, per la tua categoria?
Per quanto riguarda i calciatori, io rimango della mia idea, nel senso che se un calciatore è valido, è bravo, non c'è bisogno di regole di under per tenerlo in gioco, per rivalutarlo. Ai miei tempi non c'era sta regola, giocavamo lo stesso, quindi penso che un allenatore se ha un ragazzo valido non guarda l'età, ma guarda l'utilità del ragazzo, quindi questo è. Per quanto riguarda gli allenatori, è più o meno la stessa cosa, secondo me bisogna guardare sempre ai meriti e alla competenza. È normale che bisogna avere le possibilità per dimostrare quello che si vale. Naturalmente le occasioni non capitano a tutti. È normale, esempio è Sarri, no? Sarri ha allenato alla seconda categoria, è arrivato in Serie A a 60 anni. Magari poteva allenarsi anche 15 anni fa in Serie A. Però purtroppo non ha avuto l'occasione giusta, ha dovuto conquistarsi il tutto, mentre magari allenatori come Mancini, senza aver fatto gavetta direttamente, catapultati solo col nome, ho fatto un esempio a caso, gli capita subito una panchina importante, quindi magari se ha la fortuna di fare subito il risultato, perché poi dopo bisogna vedere anche, è come quando fai un acquisto, no? Il rapporto qualità-prezzo, cioè vincere un campionato con una squadra però non attrezzata per vincere, penso che abbia una valenza doppia rispetto a chi vince un campionato con uno squadrone, no? Quindi bisogna anche vedere come si lavora, e poi è normale che per un giovane, come magari posso essere io, ho ottenuto dei risultati importanti con squadre normali, è normale che poi bisogna vedere la prova del 9, cioè vedere se si riesce a gestire un gruppo importante e ottenere gli stessi risultati, no? Perché tanti magari vincono, sono bravi con i giovani e poi quando trovano uno spogliatoio importante non riescano a tenere il confronto. Io personalmente invece penso che se un giocatore, magari come ero io e tanti altri miei compagni, era già, diciamo, leader tra virgolette in campo e quindi giocatore di personalità, penso che riesca anche a capire la psicologia di uno spogliatoio, nonostante l'età, quindi secondo me la bravura non ha età. E poi secondo me siamo noi italiani che siamo un po' fissati su sto fatto dell'età, perché all'estero a 16-17 anni già sono giocatori titolari di nazionali e di club, già giocatori importanti, infatti li andiamo a prendere fuori. Ma è un discorso lungo, perché si dovrebbe partire dalla ristrutturazione dei vivai, del settore giovanili, della qualità degli istruttori nei settori giovanili, insomma è un discorso lunghissimo, quindi è un cane che si morde la coda. Ecco, poi c'è un'altra pratica purtroppo, specialmente al sud, dove se hai uno sponsor, ecco, fra virgolette, puoi allenare, se non lo hai non ti fanno allenare, o quantomeno ecco ti cerco di dare uno stipendio che, diciamo, è proprio un'offesa, ecco. Io ho intervistato ultimamente un allenatore di Castellammare, Giovanni Esposito, che è stato vice di Campilongo, e quindi stiamo parlando con un allenatore di un certo livello, anche lui, però ecco, lui questo diceva, se io valgo, non me lo devi dire a priori, me lo devi dire dopo, magari tu dammi lo stipendio che mi devi dare, poi se nel caso non valgo, dice, mister, i soldi che io ti do come presidente non valgo, te ne puoi andare, ecco. Ti trovi con questo discorso? Il discorso delle sponsorizzazioni nasce un pochettino dal fatto che ormai c'è crisi in tutti i settori e quindi anche nel calcio c'è questa crisi. Quando si vanno a trovare società che hanno difficoltà, che non riescono a portare a termine le stagioni, è normale che fa comodo avere l'allenatore che trova gli sponsor, che ha l'amico, che ha l'industria, che magari gli fattura tot e tutto questo. È normale che poi si va a perdere in qualità. Però io rimango dell'idea che chi vuole vincere, le società serie devono puntare sulla qualità, perché poi se no è come si dice, come quando vai al mercato e compri il jeans da 10 euro, dopo due settimane devi comprare un altro jeans, magari preferisci comprarne uno da 30 subito che ti dura 3 anni, questo è il discorso, quindi non sempre è un risparmio, non sempre è un risparmio, poi bisogna vedere dietro a queste cose che cose più grandi ci sono, quindi la colpa è degli allenatori, ma soprattutto delle società. Poi dopo ho detto, dipende da noi. Io per esempio ho detto, ho avuto delle richieste, però io se penso di valere, ma non tanto a livello economico, perché non è il discorso economico, uno si può anche mettere d'accordo, perché l'importante è che dice, senti, il budget nostro è questo, se stiamo nel budget e otteniamo questo risultato si può andare avanti. Il problema non è il guadagnare tanto, perché uno può pensare, no, uno rifiuta per i soldi, no, è il progetto. Perché se tu vieni da me e mi dici che io devo allenare gratis, vuol dire che tu non hai i palloni, vuol dire che non hai l'acqua, vuol dire che non c'è il massaggiatore, vuol dire che non c'è il magazziniere, quindi vuol dire che non ci sono le basi per lavorare. Discorso diverso è dire, io ho 1000 lire,
vediamo di stare in questa cifra, però allora io ti dico, senti, prendiamo un giocatore in meno, prendiamo il massaggiatore, prendiamo un altro giocatore in meno che è in esubero, invece della Rosa di farla dipendere facciamo di 18 e prendiamo il 10 palloni in più, cioè questo è il discorso, avere almeno... ho fatto la possibilità di gestire, esempio, cioè, sì, sì, la però se c'è la possibilità di lavorare, di perché il calcio è fatto di lavoro, allora anche non spendendo tanto si riescono a ottenere risultati, però se tu ormai lo stesso pensano che fa la squadra e finisce lì, sì. Fare la squadra e non avere un terapista, non avere un massaggiatore, non avere un dottore, non avere i palloni, non avere un campo di allenamento, è meglio avere tre giocatori in meno e avere le basi per lavorare, perché alla fine i risultati si ottengono lavorando, né con i nomi dei calciatori e tantomeno con gli ingaggi, quindi io penso che alla base di tutto ci sia il lavoro, la passione e magari stare anche 6 ore nel campo se è il caso, sì. per migliorare magari, per dare un qualcosa in più soprattutto magari ai giovani ma anche ai grandi, perché ormai i calciatori non avendo fatto un settore giovanile di un certo livello anche a 25-26 anni ancora tatticamente hanno delle lacune ed è una cosa insomma che una volta non succedeva, ecco. Sì, ciao Danilo, buonasera, sono Mario di Capua. Ciao. Ti volevo chiedere, chiaramente il tuo discorso non fa una grinza e l'appoggiamo in pieno, un allenatore che si distingue, come hai fatto tu, in categorie importanti ma difficilissime, come quelle dove hai vinto campionati, intendo per vincere, ottenere l'obiettivo fissato già all'inizio, che è un vincere già quel campionato. Volevo andare sul calcio giocato attuale, chiaramente su un argomento che credo ti possa davvero tanto far piacere, come le 4 vittorie della Juve Stabia, un po' di entusiasmo che sta tornando al Menti. Tu che di entusiasmo ne hai portato tantissimo, perché oltre al fatto che il tuo essere gladiatorio in campo era sempre un qualcosa che nel tifoso, che il tifoso stabiese si riconosceva in Danilo Rufini, proprio per quello poi c'è stato il grande rapporto e c'è ancora il grande rapporto con te, e l'abbiamo visto anche noi a detti ai lavori. Ti volevo chiedere, tu segui la Juve Stabia in questo periodo e soprattutto ti piace l'idea di gioco di mister Fontana, che ricorda, non dico neanche tanto vagamente, riportandolo in Lega Pro ricorda un po' l'idea di gioco anche di Sarri a Napoli. A me piace intanto la gente che lavora, la gente che ha passione e la gente che vive per il calcio, perché una volta che hai quello, allora i risultati li ottieni. Fontana è giovane, Fontana è competente, Fontana è un lavoratore, è un perfezionista per quello che riesco a vedere da fuori, lo conosco personalmente anche se non ho avuto modo di vederlo lavorare in campo, però quando una squadra ha idee di gioco, ha un'identità, vuol dire che l'allenatore è bravo e comunque sa saper far ascoltare dei calciatori. E questa è una cosa fondamentale, ottenere dei risultati al di là delle 4 vittorie, che magari potevano essere anche 3 vittorie e 1 pareggio, 2 vittorie e 2 pareggi, e l'importante è avere queste prerogative, perché poi dopo a lunga chi lavora ottiene, quindi queste 4 vittorie sono naturalmente per il morale e per la piazza uno sprono fondamentale che sta riportando entusiasmo, e di questo sono contentissimo. Quando è stato preso Gaetano Fontana ero contento soprattutto primo perché era un giovane, e poi perché so che uno che è già da calciatore è un giocatore di personalità, e quindi rilasciandomi al discorso di prima, quando uno è leader da calciatore è leader anche poi da allenatore, se è una persona intelligente e magari acculturata, che ha voglia di migliorarsi e che non perde la sua umiltà. Fontana mi sembra che abbia tutte queste prerogative, tutte queste qualità, e secondo me la Juve Stabia non deve puntare a niente di come obiettivo lungo, ma deve giocare alla giornata, come sta facendo, esprimendo un buon calcio e facendo risultati contro tutti. È normale che la Lega Pro è un campionato difficile, ci sono squadre attrezzatissime per vincerla, però come ho detto prima, non è importante avere lo squadrone, anche se la Juve Stabia ha un'ottima squadra quest'anno, però è importante avere delle idee di gioco, perché poi dopo, come si dice, il gruppo, l'organizzazione ti fa vincere i campionati, il singolo ti fa vincere la partita, quindi è più importante avere un'unità di intenti, un obiettivo comune, un gruppo ben amalgamato, piuttosto che avere una squadra fatta di grosse individualità che però magari nelle partite importanti contro l'organizzazione vanno a soccombere. Quando avremo l'onore di rivedere
Quando avremo l'onore di rivederti qui al Menti, anche da semplice spettatore, quando verrai a vedere una partita? Io ogni anno vengo due o tre partite, vengo a vedere. Solo che Clemente, il direttore, dice che quando vengo io pareggiamo sempre, quindi sto cercando di evitare. No, non è vero, è una combinazione, perché è vero che è successo, però è successo quando la Juventus magari non era la testa di altre squadre, giocava contro squadre forti, quindi il pareggio era un ottimo risultato. L'anno scorso il pareggio era un must per la Juventus, l'anno scorso. No, secondo me era come una vittoria pareggiare in quel periodo. E comunque, a parte gli scherzi, torno sempre con piacere e sicuramente tornerò presto a vedere qualche partita. Porterò come al solito amici, perché io continuo a parlare di quegli anni di trascorsi a Castellammare, perché come hai detto tu prima, la gente è rimasta legata a me e io alla gente, quindi Salamare è rimasta nel mio cuore e ci sono dei ricordi incancellabili, quindi spero di rivedere il Menti come quando giocavo io lì nell'anno della D e della Coppa vinta, del campionato vinto, nell'anno della C2 quando siamo arrivati secondi dietro al Manfredoni e poi fummo ripescati in C1, e quindi quando al Menti c'erano 10, 12, 13 mila persone ogni partita. Ed era uno spettacolo, insomma, è un'emozione giocare. Io penso che se la Juve Stabia continuerà ad esprimere bel gioco e ottenere risultati, riuscirà anche a trascinare la gente e quindi si ricreerà quell'entusiasmo che c'era ai nostri tempi. E chiaramente noi ci auguriamo non solo di rivederti qui, ma di venire noi a vedere le partite della tua nuova squadra che arriverà a breve. L'augurio per Danilo Ruffini, chiaramente, che sia una squadra però con le caratteristiche giuste. Grazie, lo spero anch'io e succederà sicuramente a breve. È normale che non sono il tipo che spera sulle disgrazie altrui, però purtroppo in questo momento dovrà essere gioco forza così, se non si libererà qualche panchina è normale che non troverò la soluzione giusta, quindi è normale, come ho detto prima, non sono uno che si svende, non sono uno, però se c'è un progetto serio sicuramente, al di là della categoria, che possa essere Serie D, che è quello che io magari a cui ambisco, perché è il passo poi successivo della Lega Pro, no? Sì. Però può essere anche un'eccellenza importante a vincere, l'importante è che ci sia un progetto, io comunque l'importante è che abbia la possibilità di lavorare, di lavorare con un'organizzazione, con una progettualità. Ecco Danilo, in chiusura invece io ti voglio chiedere un giudizio sul campionato. Queste pugliesi sono sempre terribili, con questo Lecce e Foggia, che fra l'altro Foggia giocherà stasera contro il Messina, poi c'è questo Virtus Francavilla, c'è la fine di Stadia. Ecco, giudizio tuo sul campionato e sulle possibilità della Juve Stabia di centrare l'obiettivo, che è quello ovviamente del salto della categoria. Come ho detto prima, la Juve Stabia, io mi auguro che vinca o attraverso i playoff o magari direttamente il campionato, però ho detto non deve essere quello l'assillo, l'obiettivo deve essere quello di fare bene giornata dopo giornata. Per quanto riguarda il campionato, beh, Lecce, no? le solite, anche Cosenza è una buona squadra quest'anno. Sì. Se tu dovessi fare le prime 5, secondo te quale sarebbe l'ordine, secondo il tuo pensiero? Guarda, ti dico, Lecce è tra le prime sicuramente, l'ordine non lo faccio perché è dato da tanti fattori, no? Sì. E quindi allora facciamo le prime cinque e poi le metti tu così sparpagliate. Lecce diciamo che è quella che ha l'organico forse migliore, che ha speso di più. Sì. Dopo abbiamo Foggia, che è una squadra, forse Foggia aspetta come o più del Lecce, no? Anche su questo, no, dobbiamo ragionare tanto, perché riprendo il discorso di prima, De Zerbi, grandissimo gioco, grandissima idea di gioco, anche se quella era l'idea e poca d'utilità, no? Sì. Però alla fine, se andiamo a guardare, De Zerbi il primo anno non ha centrato i playoff, l'anno scorso aveva la squadra che doveva ammazzare il campionato, non ha vinto il campionato, ai playoff non ha ottenuto la promozione, eppure adesso si trova in Serie A. Sì. Prima di arrivare a Foggia era retrocesso con una squadra di Serie D in eccellenza. Quando voglio dire, no, sì, bisogna crederci sull'allenatore. Poi dopo Di Bari ci ha creduto, l'ha portato a Foggia in Lega Pro dopo una retrocessione dalla D all'eccellenza, ha dimostrato di essere un bravissimo allenatore, però non ha vinto. Cioè, se parliamo di dati concreti, ha fallito.
perché il Foggia è stata la squadra l'anno scorso che ha speso più di tutti, e come ha fatto il Benevento per tanti anni, e poi nell'anno che ha speso meno ha ottenuto la promozione. Sì. No, quindi non è direttamente proporzionale, non è direttamente proporzionale spendere tanto e vincere, quindi ripeto, ho detto il Lecce, la Juve Stabia la metto anche lì, il Matera secondo me è anche una buona squadra, Cosenza, e poi adesso non me ne vengono in mente altre al momento, però il Catania, tu che pensi il Catania? Secondo me non è ancora una squadra che ha quell'entusiasmo nella gente, nel tifo, e quella solidità forse per ambire al salto di categoria, secondo me. Poi tutto può succedere. Certo. Succede. E Foggia, ho detto Foggia, sì, perché sì. Foggia secondo me è adesso meno spettacolare, più concreto, più verticalizzazioni, meno tiki-taka, è un gioco che forse piace un po' di più a me, questo di Stroppa di adesso, sì. Perché una squadra con quelle grossissime qualità, ingabbiarlo in un assillo di schemi, di un gioco ben preciso e delineato, magari va a limitare la qualità di alcuni calciatori, e questo alle volte non è un bene, quindi ho detto tantissimi meriti da De Zerbi per il gioco, però secondo me è stato un gioco che ha messo più in risalto le sue qualità che quelle dei calciatori, questo è il discorso, per quello che penso io. Danilo, io ti ringrazio per questo tuo contributo, ovviamente anch'io mi associo all'in bocca al lupo da parte di Mario, una carriera tua che non debba limitarsi solo al Serie B. Io vi ringrazio per l'invito che mi fate ogni anno, spero di vedervi presto al Menti, appena avrò la possibilità verrò a vedere una partita della Juve Stabia. Faccelo sapere. Magari per accontentare Clemente, quando ci saranno scontri importantissimo, verrò così col pareggio, saranno un risultato buono. Vabbè, grazie, ciao Danilo, un abbraccio. Ciao, buonasera. Sono pareggi e pareggi, magari se pareggi rimontando da 0-2 o da 0-3. Intanto ti lascio parlare, ecco, perché mi devo mettere in contatto con il nostro ospite che è Paolo Russo e parleremo del Fondi. Sì, assolutamente. Intanto è iniziato il Foggia da 10 minuti ed è 0-0 a Messina. Noi ci auguriamo che davvero la Sicilia ci sia davvero tanto di fortuna dopo i 6 punti contro le siciliane in 3 giorni. In 4 giorni, cosa che non capitava da tanto tempo, no? È abbastanza chiare le parole di mister Rufini, che a noi davvero ha lasciato un grandissimo ricordo, e certo, alla fine De Zerbi si è prospettato e fatto vedere talmente bene che addirittura è stato chiamato in ada Zamparini, e l'esordio contro il Napoli l'ha visto soccombere per 3-0, ma lì c'erano squadre molto diverse come caratura, mentre poi il pareggio contro il Crotone. Tornando alla Lega Pro, c'è da dire che Melfi, oltre all'Albadoro che già abbiamo nominato prima, c'è anche Bombaggi, altro ex di turno, che l'anno scorso tra l'altro ha giocato e anche molto bene da ex di turno contro la Juve Stabia. Intanto credo abbiamo anche il nostro nuovo ospite che salutiamo. Sì, ringraziamo Paolo Russo, l'ha detto stampa proprio del Fondi, per il suo intervento, l'abbiamo adesso in linea. Buonasera Paolo. Sì, buonasera a voi tutti, buonasera agli ascoltatori. Ecco Paolo, stavamo parlando un poco di questo incontro con la Juve Stabia, possiamo dire un incontro inedito fra le due formazioni, il Fondi dopo un buon campionato l'anno scorso si ritrova in Lega Pro e l'obiettivo ovviamente è fare bella figura, la sta facendo perché è a metà classifica e fra l'altro ha preso giocatori importanti. Ecco, per adesso siete soddisfatti a Fondi del campionato della squadra? Beh, parlando di una prima avventura nel campionato di Lega Pro di divisione unica, non dimentichiamo che questa società ci ha partecipato al campionato di seconda divisione già 4 stagioni fa, però questo insomma è tutta un'altra storia, è tutta un'altra musica, vedendo anche le grandi realtà con cui ci si trova a dover fare conti ogni domenica. È chiaro che se per ora il bilancio può essere considerato positivo, 2 vittorie su 2 in casa. Fuori casa rimangono delle recriminazioni, in particolare sulla partita di ieri, la squadra in vantaggio per 2-0 a 20 minuti dalla fine, per una serie di episodi si è trovato sul 2-2, però comunque alla fine
il pareggio, nonostante tutto è stato salutato in maniera positiva. Magari il bottino esterno poteva essere un pochino più cospicuo, anche se si tiene conto della seconda gara di campionato persa in maniera un po' rocambolesca a Vibo Valencia con la Vibonese, però insomma, nel complesso, per essere una prima stagione a confronto con tante realtà di assoluto livello, penso che per ora il bilancio può essere sicuramente positivo. Poi c'è la gara da recuperare ancora con il Catania, se non sbaglio, giusto? Perché fu rinviata. Sì, mercoledì prossimo, sì. Sarà la prossima, sarà una settimana molto intensa, perché domenica sì. Sera appunto con la Juve Stabia, mercoledì sera a Catania, sì. E poi la domenica successiva sul campo del Monopoli, insomma, sarà un trittico assolutamente non semplice, sì. Però insomma l'allenatore Pochesci e i suoi insomma vogliono prepararsi con giusta convinzione, con voglia di far bene, insomma vedremo poi quale sarà l'esito. Ecco, guardando un poco fra staff tecnico e prima squadra, ci sono tanti ex Juve Stabia, perché io vedo un certo Angelo Giacalone che fa il collaboratore tecnico ed è un ex giocatore della Juve Stabia, ma poi ecco, in campo c'è stato questo Bertolo che ha avuto qualche, diciamo, contatto con la Juve Stabia, però non se ne è fatto nulla ed è andato proprio appunto a fondi. Poi ci sono Albadoro, Calderini, Bombaggi, eccetera campo, quindi una squadra che comunque prende un po', ecco, dalla Juve Stabia, possiamo dire. Ecco, che giocatori sono questi che ho elencato? Come stanno giocando lì a fondi? Beh, diciamo prima di tutto che insomma Angelo Giacalone non fa parte dello staff tecnico del Lusano Fondi, c'era stato un approccio iniziale, sì. Però poi non se ne è fatto più niente, quindi non possiamo neanche parlare poi di che lo vedo di sì. Sì, lo vedevo no, qui. No, e non se ne era parlato all'inizio sì, stagione, okay. Poi non lo possiamo, come dire, tranquillamente depennare senza offesa per nessuno. No, vabbè, certo. Per quanto riguarda gli altri, Calderini insomma mi sembra che ha fatto un po' toccare fuga sì, di sì, maglia giallo blu, sì, però sì, insomma sì. Sicuramente parliamo di un calciatore di ottimo livello, rientrerà domenica dopo due giornate di squalifica e quindi sarà pronto a dare il suo contributo. Per quanto riguarda gli altri, insomma, penso che Bombaggi ed Albadoro non sto qui a scoprirli io, insomma. Sì. Anche, soprattutto Albadoro deve un contributo importante nella stagione del ritorno in Serie B, sì, se non sì. Mi ricordo male. No, ti ricordi benissimo. E qui, no, anche perché ci ho parlato stamattina, quindi mi ricordo di questa cosa. Comunque, sì, e poi insomma Bombaggi, insomma, l'avete visto molto più di recente, sicuramente ha cominciato in maniera positiva il campionato, ieri era fuori, è rimasto fuori per un problema di natura fisica, vedremo poi sì. In settimana quale sarà l'evolversi delle sue condizioni fisiche, ecco. Però sicuramente parliamo sì parliamo di giocatori importanti. Albadoro ha già fatto due reti più uno in Coppa Italia. Bombaggi insomma non è un golatore, lo sappiamo tutti per sue sì. caratteristiche sì. tecniche, però sicuramente sta dando un contributo rilevante. Bertolo, difensore centrale ex noto, si sta guadagnando una maglia titolare anche in un rinnovato contesto tattico che sta investendo mister Pochisci la sua squadra, insomma penso che nel complesso finora il rendimento di questi calciatori può essere salutato qui a fondi insomma in maniera positiva. Ecco, guardate poi invece, poi continuando a guardare la rosa, c'è un certo Baiocco in porta che è un portiere diciamo di una certa esperienza, e poi in difesa c'è anche Mucciante che qui è molto conosciuto, ecco. Sì, insomma Mucciante lo scorso anno a Benevento, Baiocco ha militato anche in Serie B. Sì. Parliamo insomma di calciatori che hanno già le loro grosse esperienze, Mocciante è un 82, quindi insomma già alle spalle tantissimi campionati. Baiocco è un relativamente giovane, neanche tanto anziano, sì. Perché parliamo insomma di un 89, però sostanzialmente ex Arezzo, ex Regina, sì. E anche quest'anno insomma sta facendo valere insomma come dire i diritti della sua classe, chiamiamolo così, insomma sì. Parliamo sì. Fino sì. a ieri ovviamente. Sì. Sì. Che fondi ci dobbiamo aspettare? Ecco, sì, buonasera, buonasera. Buonasera. Che fondi ci dobbiamo aspettare, almeno dal punto di vista tattico, giusto per presentarlo anche ai nostri ascoltatori, come gioca in genere il mister in queste prime partite, e soprattutto se c'è un modulo di base che sta seguendo in queste prime giornate o ancora sta sperimentando? Beh, diciamo che il mister Pochesci quest'anno ha cambiato diversi ruoli, lui è sempre stato particolarmente innamorato di un 4-3-1-2 che prevede un rifinitore nella fattispecie D'Agostino alle spalle di due attaccanti. Nella gara inaugurale di campionato con la Regina si è schierato con un 4-3-3 con la presenza di Calderini e di Tiscione,
a sostegno di Albaroro, e nelle ultime apparizioni sia ieri a Melfi che nell'infrasettimanale di mercoledì con l'Agragas ha rispolverato una sorta di difesa 5 con tre difensori centrali, fermo restando i tre centrocampisti centrali e due attaccanti, e insomma fino a questo momento questo modulo ha portato in due gare 4 punti che potevano essere anche 6, ripensando insomma alla partita di ieri. Sì. Sostanzialmente sarà comunque una squadra, diciamo, votata al gioco offensivo, una squadra che ovviamente in casa cerca di fare il meglio, fino a questo momento ha vinto 2 volte, lo scorso anno nel campionato di Serie D 10 vittorie e 7 pareggi in casa, quindi insomma si lascia intendere che comunque sarà una squadra che giocando sul campo amico cercherà insomma di ottenere il massimo risultato, poi è chiaro. Quindi è imbattuta ogni partita, possiamo dire l'imbattibilità da oltre un anno in casa. Sì, in casa sì, almeno sia l'anno scorso che almeno quest'anno, aggiungiamoci anche la partita di Coppa Italia che poi non è servita per la qualificazione con il Taranto, che è stata vinta di misura, ma comunque poi ai fini della qualificazione è stata comunque inutile. Perfetto, grazie mille. Paolo, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, ovviamente faccio in bocca al lupo alla Fondi, ci vediamo domenica. Grazie a voi tutti, buona serata e buon ascolto. Ciao, ciao, ciao Paolo. Abbiamo sentito quindi anche la presentazione di questo Fondi terribile, ecco, questo soprattutto in casa, però questa Juve Stabia sta dimostrando di un po' come quella di Pancro, no? Di annullare un po' tutti i tabù. Pancro annullò il tabù Ischia, annullò il tabù 12 vittorie consecutive, annullò diversi tabù, Fontana annullò il tabù 12 risultati utili consecutivi, non sì. 12 vittorie consecutive, perché sì, 12 risultati utili, sì, diciamo sì. Già scusa, siamo tornati in Serie B forse 12 sì. No, invece però, sì, e questo invece qui Fontana annullò il tabù Monopoli e poi annullò il tabù doppietto in casa, quindi si appresta, speriamo, ad annullare... non perde in casa da oltre un anno, abbiamo sentito 10 vittorie e 7 pareggi l'anno scorso, anche se in Serie D, e poi ha battuto Taranto, Agragas e Regina, che non sono squadroni quest'anno, lo sappiamo bene, non sono le squadre di fascia altissima, ma comunque sono squadre di media importanza, e quindi c'è da attendersi una squadra contro che può annoverare in attacco Tissone, che ha fatto 2 gol ieri, Albadoro e Calderini che fece bene, c'è anche Bombardi, c'è D'Agostino, che non è il D'Agostino che conosciamo noi, ma comunque l'abbiamo sentito che gioca in genere lui dietro le due punte quando gioca col 4-3-1-2, come abbiamo sentito anche dal collega da Fondi, quindi è una squadra ammucciante comunque in difesa, ha un po' di esperienza in porta, quindi non è semplice sicuramente giocare a Fondi. Io credo che il Fondi sia un gradino sopra come importanza al Melfi, che non a caso ieri è riuscito a pareggiare lì in casa, tra l'altro è riuscito a recuperare solo grazie a un finale scellerato dello stesso Fondi, e credo anche un pelino superiore al Siracusa, mentre possiamo dire che è una squadra a livello del Messina attuale che sta giocando contro il Foggia, perdendo... e il Foggia è già in vantaggio purtroppo. Sì, sì, sì. Con Mazzeo stesso, sì. Quindi subito ha fatto valere la forza di questo Foggia. Mazzeo. Sì, sì, ma la partita è lunga, non si sa mai, sì. Magari qualche golletto ogni tanto arrivi anche per questo Foggia, perché... Forza Foggia è buono, vai! Sì, sì, infatti. Che forse è l'unico che potrebbe creare qualche problemino. Certo, con 5 vittorie su 5 il Foggia sarebbe davvero... con un buon inizio, però diciamo che in genere non si vince, dopo 5 partite. L'anno scorso per esempio in Serie A le prime 5 le aveva vinte anche l'Inter, che poi è finita a 30 dalla Juve, quindi... Non ti far sentire da Gianluca Picella. No, vabbè, per far capire come... Che adesso scherzato, dopo la vittoria con la Juve ha detto grande De Bori, l'ho sempre detto. Ieri arrivo proprio in sala stampa, mi ricordo in tribuna stampa, uno dei primi dopo il sottoscritto Romano Paricieri e qualcun altro, e disse l'ho sempre detto che... Sì, ridendo chiaramente, perché è chiaro il riferimento, però io dico che quest'anno può essere buona per l'Inter la partenza negativa, perché l'anno scorso partivano male Juve e Napoli e sappiamo com'è finita poi l'anno scorso con le due in testa per tutto il campionato, quindi alla fine noi ci auguriamo che davvero la partenza d'handicap di Catania possa essere positiva per anche la Juve Stabia, continuare a fare punti, perché a Fondi sì
ci aspettiamo magari il pokerissimo, però già continuare a fare punti, il punto o la vittoria della classifica sono importanti. Abbiamo visto, il Lecce non ha battuto in casa la Casertana, magari c'è un golletto del Messina di qui a fine partita e c'è il pareggio anche del Foggia, quindi sappiamo che non è facile per nessuno. Il Matera, che non ha battuto per esempio il Catania in casa e già aveva perso altri punti, ora non ricordo contro quale avversario, però comunque non aveva fatto bottino pieno già in un'altra partita, quindi non è un campionato facile, lo sapete. Intanto leggiamo subito velocemente il prossimo turno e la chiudiamo qui, quindi il prossimo turno si giocherà il 25 di settembre alle 14.30 Siracusa-Lecce, quindi Siracusa ha avuto una bella, diciamo, un bel avvio di stagione, lo diceva anche con mister Sottile. Poi sempre alle 14.30 Virtus Francavilla-Matera, alle 16.30 Catanzaro-Messina insieme a Vibonese Casettana e Pagarese Monopoli Regina Cosenza. Ecco, questo sarà un altro derby, per questo è un altro derby abbastanza sentito anche per l'ordine pubblico. Poi ci sarà alle 20.30 quindi il Fondi con la Juve Stabia e il Foggia con il Taranto, a proposito di derby insieme poi alla fine di Sandro con il Melfi, e quindi Foggia Taranto sarà un altro derby. Fra l'altro il Taranto vuole cercare un po' di disputare un buon campionato nonostante sia stata ripescata e quindi era stata costruita per altri, diciamo, altri obiettivi. Beh, il Lecce, Siracusa e Foggia in casa col Taranto non sono partite facilissime. Non vedo il Matera a Francavilla, che diciamo non è un campo proprio di Forza De Angelis. Esatto, magari l'amico Gianluca può farci una bella cortesia da ricordandosi di essere un cuore giallo. Sì, ecco, questo è davvero tutto. Io ringrazio te Mario che sei stato fino all'ultimo minuto con me, anche Ciro che ha collaborato alla buona riuscita di questa puntata. Ringrazio tutti i nostri ospiti, i nostri radioascoltatori che sono stati collegati a sentire le nostre chiacchiere. Grazie a te, ricordo l'appuntamento anche con Juve Stabia Live da Fondi dalle 20. Il sottoscritto Mario Vollono, ci sarà una bella squadra che aspetta, bella lunga, campo e panchina forse, perché per la prima volta almeno in tre macchine saremo lì, quindi. Sì, volevo elencare appunto tutti gli appuntamenti di Juve Stabia Live, perché oramai il Vicentro fa parte del progetto di Juve Stabia Live con onore, ecco, sabato ci sarà, allora, tutto mio. Sabato alle ore, sì, sabato alle ore 15 ci sarà la diretta, come diceva Cino Novellino, di Juve Stabia Paganese per la Beretti. Poi ci saranno tutti i servizi dopo che faremo, diciamo, normalmente come per la prima squadra, quindi ci sarà anche la fotogallery, perché da quest'anno abbiamo anche il fotografo addetto al, diciamo, al settore giovanile. Poi domenica con te Mario, io e te andremo a Fondi, come siamo andati a Monopoli andremo anche a Fondi, ma andremo un po' dappertutto. Guardando un po' il calendario abbiamo detto forse purtroppo solo Reggio Calabria abdicheremo, cioè andremo a bandiera bianca. Vabbè, una speranzella ce la metto sempre, di convincerti dalle 5 di mattina, io ci ho aggiunto ricarichi le batterie e poi il lavoro del lunedì mattina. Io aggiunto forse, perché poi magari diciamo, ecco, l'attaccamento alla Juve Stabia magari ci porterà. Vediamo noi al ritorno, magari io e qualcuno un altro che magari guidi al ritorno e tu dormi. Bravo, facciamo uno all'andata e uno al ritorno. Ecco, quindi questi sono gli appuntamenti. Poi lunedì ci sarà sempre il Pugiglione, sempre alle 19.30, abbiamo anticipato una mezz'ora per finire un poco prima, anche se oggi abbiamo finito sempre tardi, perché chiacchierare di Juve Stabia a noi piace, e soprattutto quando la Juve Stabia va bene è anche bello, diciamo, ecco, parlare di quest'anno. Ecco, questo è davvero tutto. Io chiudo con il mio forza, forza, Stabia. Forza Juve Stabia. Il Pungiglione Stabiese.